È la giornata mondiale dell'acqua e siamo in un luogo evocativo. Sono le sorgenti e il fiume Ufente che vedete alle mie spalle, uno dei corsi d'acqua naturali più importanti del Lago Pontino. Siamo qui il progetto Green Center, abbiamo iniziato i monitoraggi sull'area di Lago Pani, che è una delle aree di intervento del progetto. La zona delle sorgenti è stata abbandonata, trascurata per molto tempo ed è attualmente occupata soprattutto da vegetazione alloctona invasiva. Il progetto invece riqualificherà l'area reimpiantando nuclei di bosco igrofilo e riportando quindi più naturalità e ripristinando degli ambienti di grande importanza per la biodiversità. Qui è una zona come vedete alle pendici dei Monti Lepini. Quelli che vedete sono le ultime propaggini dei Monti Lepini, dei Monti Carsici, quindi c'è una grande quantità d'acqua che si raccoglie, quindi questa zona è estremamente importante per le specie che appunto superano i monti e si dirigono verso i laghi costieri. È anche un luogo, se volete, simbolico di come è stata trattata la risorsa in Lago Pontino. Come vedete, accanto a un fiume che qui è bellissimo e dopo peggiora a causa dell'inquinamento diffuso che riceve dai campi, dall'agricoltura. Come vedete, un insediamento antropico con tutto quello che ne deriva di inquinamento paesaggistico e anche dal punto di vista della vegetazione, con una serie di specie ornamentali che occupano ormai le ripe. Il rumore che sentite deriva da un invaso artificiale che fu creato tempo fa per la produzione idroelettrica. Quindi il progetto Green Change invece agisce seguendo i dettami della strategia europea per la biodiversità e provando a riportare la natura nelle nostre vite.